io tocco! Cyrano de Bergerac, il poeta spadaccino raccontato da Edmond Rostand alla fine dell'Ottocento, abbandona le sue malinconie e diventa un performer che soltanto sul palco riesce a riconoscersi. In scena al Teatro Petrarca di Arezzo, l'adattamento di Arturo Cirillo. Se questo maledetto mio naso, che mi anticipa di un quarto d'ora ovunque, che mi vieta di amar chiunque, chi dunque io amo? Chi è la donna mia? Ma è chiaro, no? Chi è? È la più fulgida che ci sia! Un modo nuovo per raccontare la famosa e triste vicenda d'amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole, ma anche la musica. Questo è l'elenco molto spiccio del mio pasticcio! Fondamentalmente sia Cristiano che Cyrano in fondo, come dire, creano una specie di avatar, cioè nel senso che creano un personaggio che per realtà nella vita non esiste, insomma, nella vita diciamo reale. È una, come dire, appunto, una specie un po' di invenzione o di mistificazione o di sortilegio in cui appunto praticamente Cyrano offre, diciamo, le parole a Cristiano e Cristiano in qualche modo, come dire, offre a Cyrano, come dire, invece una sua, come dire, bella presenza e fascino, insomma, personale. Rossana in tutto questo, in qualche modo, come dire, anche lei in qualche modo sta anche lei anche un po' rincorrendo un amore molto ideale, infatti in qualche modo scoprirà che poi in fondo poi il vero amore non è tanto quello, come dire, detto con le parole, ma è più quello, diciamo, sentito con il cuore. Parli inutile bugia, tosto il naso fa la spia. Nasi lunghi ce n'è tanti, questo batte tutti quanti.